Benvenuti amici di Mark & Huff, benvenuti a questa 17esima puntata. Partiamo subito con il primo servizio, nonché la prova della nuova Benelli TRK502. Il nostro Samuel è stato proprio in questo weekend a provarla e ci dà subito le sue impressioni. Andiamo a vedere, buona visione. Da casa Benelli di Pesaro, la nuovissima TRK502. La Tourer italo-cinese. Al suo debutto la sua linea ha fatto molto discutere il popolo del web. Le trasomiglianze con il multistrada dei GS1002 si sono sprecati giga e giga di dati. Ma se l'intento di Benelli era quello di far parlare di sé, dopo un passato un po' movimentato, in un segmento molto ambito, quello Tourer, senza far tanta pubblicità, ma utilizzando il tam-tam dei social network, c'è riuscita. Riuscita come i dettagli di questa moto, partendo dalle luci di posizione e le frecce a LED, il contachilometri analogico per quanto riguarda i giri motore, digitale per quanto riguarda la strumentazione, velocità, contachilometri, parziali, totali, temperatura acqua, orologio, livello carburante e marce. Ed il classico telaio in tralicci tubi in acciaio che contraddistingue la storia della Benelli sorregge un peso a secco di 213 kg. Ed è spinto da un bicilindrico in linea a 4 valvole che eroga 47 cavalli e mezzo a 8500 giri. Nel pacchetto base troviamo i paramani, un grande cupolino, i deflettori laterali per l'aria, una presa USB e i telaietti portavalige della Jeep. Il tutto a 5.999 euro franco concessionario. La prima impressione che si ha saliti sulla TRK502 Benelli è che è comoda. La sella è molto morbida e le linee della moto incassano bene il pilota. Protetto dal grande deflettore anteriore di serie, l'aria non dà per niente fastidio. Mentre il manubrio, con le estremità leggermente rivolte verso il pilota, agevola la guida della moto sia nelle traiettorie più difficili, come in questo caso l'inversione di marcia, oppure nel traffico. Il piccolo motore, certo, non permette di impennare i 213 kg a secco di questa moto, però spinge bene, sia ai bassi che soprattutto agli alti. Superati i 4000 giri, ecco qui, lui va, non ha paura di prenderlo. Ha un po' di vibrazioni sopra i 6000, ma sono accettabili. Ci sono moto bicilindriche che creano più problemi di esse. Il cambio è a 6 rapporti. L'ultima marcia è più una marcia da riposo che da tiro. Gli ammortizzatori raccolgono bene l'asperità del terreno. Dietro monta un precarico regolabile, quindi si può viaggiare anche in due senza problemi. Tra gli optional che non ho elencato prima troviamo l'ABS con una pinza a singolo pistoncino. Ecco qua. Funziona molto bene. Sto ripartendo di sesta, la moto prende. Sì, sono molto soddisfatto di questo 500cc. Per quanto riguarda le gomme, avanti monta un pneumatico da 17 120 70, posteriore 160 60, entrambi da 17 pollici. Ha anche un optional, un 150-70 per il posteriore, e come optional l'anteriore monta un 19 pollici, 110-80. Quindi volendo con questa moto si può azzardare anche un po' di off. Ma una pecca che ho notato è che non ha un coprimotore. E avanti abbiamo tubi dell'acqua e filtro dell'olio a vista, quindi non è una buona cosa per quanto riguarda l'off-road. Per concludere il test drive, parere personale, è una moto che consiglierei a chiunque. A chiunque si avvicina alle moto da uno scooter o sta prendendo una patente. Per chi ha già una moto di maggiore cilindrata, sicuramente questa Benelli, come ha fatto a me, becca un po' di motori. È buono, ma non è così grintoso. Per tutto il resto posso dire che per la cifra 5.999 euro franco concessionario è un'ottima, ottimissima moto. Da Samuel di Poca Aderenza è tutto,
un saluto agli amici di Marche One Off e a tutti voi motoviaggiatori. Ciao! È un giocattolo! Rieccoci di nuovo in studio, ringraziamo Sam per il test ride e per le tante informazioni che ci ha dato. E questi test ride speriamo di averne sempre di nuovi e di proporvi sempre belle cose. Passiamo al secondo servizio che ci viene dal Club Ducati Mark, dei nostri amici, che ci stanno raccontando un po' in questo servizio i prossimi raduni, tra quale gli importantissimi Ducati Days che organizzeranno. Andiamo a vedere. Volevo mettere a conoscenza che abbiamo il nostro Ducati Day e Ducati Vintage, che siamo alla 20ª edizione e siamo anche al 20º anno della fondazione del club Ducati Marche. E facciamo questo evento a Tronica di Moro Valle. Il programma è che il sabato facciamo anche a livello di vari intrattenimenti sul serale, però iniziamo già dalle 18:30 un aperitivo cena, nel senso chi vuole partecipare ha anche la possibilità quest'anno di poter rimanere a Bregasse o ben mare 18:30. Ecco, diciamo che Bregasse no, certo, diciamo che nella bevuta ci dà più divertimento, insomma, ecco, le moto ovviamente saranno ferme, il cavalletto, perché ci sarà anche un'area dedicata al vintage. A maggior ragione non dico altro, perché quest'anno dovrebbe essere una sorpresa in quest'area vintage, faremo una novità, e allora ecco, venite, perché devo creare questa suspense, insomma, per poter venire a sabato. Anche se avete questo difetto, cioè che non avete una Ducati, non vi preoccupate, perché tanto dopo quando venite qua vi prende la voglia e fate come me. Anzi, a maggior ragione c'è anche la possibilità dei test drive con lo scambler. Non ve ne andate così. Intanto, ecco, c'è la possibilità di provare lo scambler. Allora ragazzi, e niente, io non ci sto con la suspense, quindi a forza di stare lì a pregare sono riuscito a tirare fuori qualche piccola perla di quello che ci sarà poi al Ducati Week, e adesso ce ne parlano. Io diciamo Alberto. Eh sì, dai, così ne possiamo anche dire, dai. Allora l'anticipazione falla tu, che sei più il presidente. Diciamo che un nostro socio, Ilario Roberto, ha acquistato il gioiello Ducati, una bellissima 1299 super leggera, e in quell'occasione vi faremo vedere a tutti questo bellissimo gioiello. Quindi ragazzi, moto in Italia vendute, una ce l'abbiamo vicino a noi, quindi è un evento importante, venite a vedere questo gioiello arrivato da Borgo Panigale. Vieni Damiano, vieni. Allora vi presento in anteprima la locandina che ho appena ricevuto, ed è questa. Ancora questa è una chicca per pochi che ancora non abbiamo messo online nulla. In questo evento di Ducati Day avremo la possibilità di organizzare l'Alterrain Tour in collaborazione con Brothers Moto e con Cristiano Bordi, il nostro grande aiutante per i percorsi off-road con gli scrambler. Evento già partito dall'anno scorso con Brothers Moto, Ivan grande promotore commerciale di questa cosa, e quest'anno sono riuscito a portarlo anche al nostro evento Ducati Day. La situazione sarà per il sabato di questa uscita, sarà tutta la giornata, partenza alle ore 9 dalla nostra piazza Bertini a Tronica Moro Valle, si andrà nella pista di Fair Track a Potenza Picena, poi si farà percorso misto off-road e asfalto fino al circuito del cartodromo della chiusa di Agugliano, aperitivo, pranzo tutti quanti insieme e rientro nella nostra piazza giù a Tronica di Moro Valle, possibilità di avere a disposizione la doccia per quando si rientra tutti sudati, così ci rinfreschiamo e si fa cena tutti quanti insieme. Vi aspetto al nostro evento, ciao ciao. Rieccoci di nuovo qua, ringraziamo i ragazzi del Club Ducati Marche per le informazioni che ci hanno dato, vi invitiamo a partecipare numerosi ai loro eventi.
E bene, passiamo all'ultimo servizio, non per ordine di importanza, perché ci arriva direttamente dal Touratech Travel Event 2017, dove è stato a partecipare il nostro amico Nico e ci ha dato qualche news, qualche foto, qualche chicca importante, tra le quali la nuova Yamaha T7, in cui era presente l'unico esemplare al mondo, era presente appunto a questo bellissimo evento. Quindi abbiamo qualche inedito, andiamo a vedere. Ringraziamo Nico per questo materiale fantastico e ringraziamo tutti voi per l'attenzione, vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima settimana con la prossima puntata del MotoTG. Ciao a tutti ragazzi!